Allora, stasera, parleremo dei proverbi e modi di dire nei Zenei. No, io, no, quelli veri. Io poi scrivo quelli maccheronici, nel senso che spendere ciù. No, chi spendere ciù lo resta fitto un miscio. Oppure, chi spendere ciù, lui dica manfredo. Ma sempre una logica, eh? No, è così. Chi va con un rango? No, vuole arrivare tardi a casa. Non si può avere a butte pinga? No, se vieni 30 a butte non ti viene a messo. È tutto... Eh sì. Grande. Alla cucina. Allora, proverbi e modi di dire dei genovesi. Ci sono anche qua. Allora, no, è niente. Questa qua è una lezione che ho scritto a suo tempo, secoli fa. Anzi, secolo scorso l'ho scritta. Leggo qualcosa perché si è sempre detto che i proverbi e i modi di dire sono la saggezza dei vecchi. Popoli. Ma quelli del genovese rappresentano qualcosina di più. Cioè il carattere, l'arguzia, le abitudini, il modo di intendere e di interpretare la vita. I modi di dire e i proverbi zeneici sono solo nostri. Poi ci copiano magari, chi spende di più spende meno, chi spende di più meno spende, va meglio. Chi spende di più spende meno in zenese, poi puoi anche tradurlo, ma è nostro. Mettendo orgogliosamente in risalto i nostri pregi e addirittura ironizzando, siamo capaci anche di ironizzare sui nostri difetti per esorcizzarli, come quello della nostra presunta avarizia. Ma siamo avari? Ma se siamo quelli con l'inventore, quelli che hanno inventato, chi spende di più spende di meno, lo dico, noi cosa siamo? Non siamo avari, siamo oculati amministratori delle nostre finanze. Perché se mi ciove mi trovo per strada e catto un pergua da un primo moetto, meschinetto, quanto? 5 euro, oppure una volta 5.000, no? Va bene, dammi 5 euro, 20, tanti tocchi, in un cascionetto d'armenta. Da Capelea, Migolua degli anni 80, in pergua, che lo pagò a lui a 30.000 lire, ha 14 bacchette, è solo rovinato nella storia, si consuma più facilmente. Quello lì, uno è come tale quale, ho speso 30.000 lire, ma cioè, il problema degli ombrelli è che si perdono. Anche quello. Che si scordano proprio in giro. Allora, questo dobbiamo trarre anche un altro tipo di espressione. In zenese, non esistono solo in genovese, avete mai sentito parlare dei vellerismi o wellerismi? No. Vengono da Sam Weller, che è un personaggio dickensiano, no? Di Charlie Dickens. E cosa sono i vellerismi? Sono queste sentenze che si differenziano dalle altre perché, come dire, Draghi lo dice a profusione, io dico, no, vabbè, la prima volta che dico come dire. Parliamo in terza persona, cioè non ci assumiamo la responsabilità di quello che dico. Tipo, ma un peo dice che se sta cucinando c'è, poi c'è. Ma perché? Mi, ha detto un peo. Cioè, un segno, ma poi, ha detto un segno, oh, mica mia. Per dire, questi sono i vellerismi. Genovese, risurreo, strenzo i denti e parlo cielo. Non vuole interferenze nelle sue decisioni.
A proposito di Assunzanese e Risorè, spendiamo qualche minuto a questo proposito. Allora, secondo gli altri, cosa vuol dire Assunzanese e Risorè, o strenzi i denti e parlucciare? Vuol dire che non sorride facilmente, però quando parla... Allora, sono genovese, traduciamolo, dai. Sono genovese. Rido poco. Rido poco. Raramente, perlomeno. Raramente. Strenzi i denti. Stringo i denti e parlo che sono schietto. Allora. Sunzanese, analizziamo parola per parola. Sunzanese sono genovese. Risorreo, traducimi risorreo. Sorriso raro. No. La parola sorriso è fatto riso in senese, non c'è riso. Riso in senese vuol dire solo riso, quello che ti mangi a milanese, spigametti o cose e basta. Allora, se io avessi voluto dire che sorridiamo poco, Rio de Reu, non Risorreo, Rio de Reu. Se poi qualche dun, essendo nata Rio de Reu, ha modificato le carte in tavola, non lo so. Però, così come l'ha espressa, Risorreo non vuol dire rido di rado. Mangio poco riso. Lo dico. Mangio poco riso, anche perché il riso una de, diciamo, è più prerogativa dei milanesi, no? Quindi riso reo per me vuol dire poco riso. Poi se avevo un'interpretà, ridiamo di rado, affari suoi. Però la parola riso in senese è solo e esclusivamente il cereale. Sì, cereale, non è cereale? Promesso. No, riso. Non è cereale il riso, no? Scusa un attimo, ti dico un attimo. Sorridere come si dice, Rie. 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 Riso. Rie. Riu. Riu. Rie è ridere. Sì. Riso. Riso non è sorrido. Riso è sorriso, riso, no, riso è riso, punto e basta. Se poi uno lo vuole interpretare in un altro modo, tutti dicono così, sorrido di rado, perché nel contesto della frase. Ma ecco, ho capito, però è come a volte le traduzioni, tipo quella del Padre Nostro, no? È inutile, ma hanno sempre detto niente. La parola tentazio latina tradotta in italiano è tentativo, non tentazione. Se lungo ha messo tentazione, vuol dire che l'ha fatto 2 più 2, 5, quando è 2 più 2 fa 4. Non ci piove. Vabbè, chiudiamo questa sul risorre. Andiamo avanti. Siamo quelli del risorre, ma siamo anche quelli due. Dimmi. No, cercavo di andare. Siamo anche quelli. Tre prerogative di usanese, siamo quelli di Maniman. Maniman. Cosa lo dici Maniman? Maniman. Ci pensano bene. Ma prima di Maniman, sì, è perché? Un qualcosa che richiama la prudenza. Bravo, stai facendo un gesto che è proprio, oserei dire onomatopeico, ma non è giusto. Però la gestualità richiama quello che ha significato. Maniman, allora lo di con prudenza, però non vuol dire solo con prudenza, perché a volte ti dici, scusa un po', ma gente uccide, no? Ma non è nessuno, ma ne viene gente, umia, arrivano dei maniman, lo dico piano piano, la chetichella un dopo l'altro, oppure vuol anche dire, sta attento che può anche darsi che. Pigito o perla che mani mancio, quindi più anche da se che. Alla base di tutto questo, la radice di tutto però, è quella del mani, mano dopo mano. Se ti trovi in una stanza oscura, non ti vedi niente, ti deve andare a cercare a costo da luce o a maneggiare la porta, come ti fai? Attentone. Mano dopo mano, maniman, quindi è questo il maniman, cioè essere prudenti. Sì, pede ciun giù. Ci sta. È così? Sì, ci sta dal punto di vista anche fisico. Sì. È proprio maniman. Poi che chi dice a mano, ma lì sono
diversificazioni dell'espressione. Da quel senso lì, a mano, poco a poco. Ma poco a poco, mani man. E mani man cioè, mani man, quindi prudenza. Prudenza, eh. Prudenza, non si sa mai. Digito, non si sa mai. Magari va a finire che c'è. Va a finire che c'è. Invece di carne è stato tradotto significato che di non rischiare, di non investire. Mani man, vai con prudenza. Sì, però nel senso negativo. No. Mani man, non si sa mai. Ma che effetto così? Non, fallo perché mani man. Fallo con prudenza. Perché non si sa mai. Allora, la traduzione, diciamo, perfetta è non si sa mai. Non si sa mai. Mani man. Non rischiamo. Dimmi. Ripeti un po' di nuovo il proverbio dall'inizio. Come se no, strenso i denti e farlo ceu. Ecco, grazie. E che serviva reo per fare rima. Ecco, riso reo per fare rima con ceu. Va tutto bene, ma per me il riso non c'entra niente con il sorriso. Neanche poco riso. Riso in senso di... No, riso, ma non ci piove. Allora, facciamo conto che invece del riso avessamo messo, che ne so, 3 metri cu pesto. Con le lime... 3 metri cu pesto e 3 metri cu pesto. Riso, la riso. Raglio e raglio, cioè... Vabbè, che magari riferivo così a un... Ma vabbè, può essere anche una corruzione del sorriso. Però non... Dai, effettivamente ne mangiamo meno. Riso poco, poco. Non siamo quelli del riso, perché non abbiamo neanche gli occhi a mandorla. No, assolutamente. Lo sai perché i cinesi hanno gli occhi a mandorla? No, con riso. No, con riso. Perché quando... L'uomo, no? E tutti arrivano a settimana a toa con la lista al coverchio, tu non hai riso! Qua qui occhiali non riuscivo, non ho potuto mimare da bene, senza occhiali. Tu non hai riso! Siamo quelli del mani, siamo quelli anche del... Del? Il genovese cosa hanno inventato? Il mugugno. E mugugno. Che mugugno è diventata addirittura una parola italiana. Per le momentagne altri. Mugugno cosa vuol dire? Brontolare, protestare, eccetera, eccetera. Non lamentarsi. Allora, tanto per rendere, per dare l'idea della genovesità di un mugugno. Anticamente, quando un marinaio saliva su una barca, su una nave, aveva la possibilità di stipulare un contratto in due forme. Poteva scegliere la forma A o la forma B. Questa storia provata, con mugugno o senza mugugno. Allora, con mugugno ti pigiavi meno. Senza mugugno ti pigiavi di più. Ora io ho detto ti pigiavi di meno, ti pigiavi di più. Momento. Allora, però analizziamo un po' sta faccenda qui. Se tu andavi sulla nave e facevi il contratto senza mugugno, scite da qualcosa di più, però non ti puoi mugugnare. Qualsiasi cosa succede. Sì, tu e Mosca. Sì, te l'ho. Ti, ne qualcosa di meno, però ti ho diretto da mugugnare. Quindi tu dici, ma non ti dico, aspetta, come siamo fatti ignati, no? Allora, questo è quanto. La considerazione che mi vieni da fare è questa. Te dago da più se non ti mugugni e te dago di meno se ti mugugni. Per me le cose stavano in questi termini, non erano proprio così. La paga è 100. Se ti mugugni, te levo 20 euro, 20 palanche e te ne pigi 80.
ti che non ti mugugni, ti ripici, sento come se ti avessi pigioso o contratto fosse stato senza nessuna prerogativa. Quindi non è che te la gude più, te la gude meno, no. Chi mugugna però pigia di meno, non che quell'altro prende di più, no, quell'altro prende quello che sta stabilito. Perché sai, il senese, oh amici, i comandanti di barche non è mica belline, quindi, allora, è una punizione, era una punizione. Non una punizione, no. Se tu potevi scegliere, tu firmavi il contratto, contratto A, contratto B. Avrei voluto vedere. Che... Però non è che la come qua nel con fuoco, in tuo con fuoco, si dice che l'albero prima di dare fuoco, no, eh? Lo aspergevano abbondantemente di vino. Però se lo beveva. Allora, se era abbondantemente, minimo oleaggio. Se poi era anche vino normale, un punta a buccia, un'altra prerogativa, diciamo, un'altra cosa molto bella e molto romantica, nonostante il genovese sia coriaceo, no? Siamo quelli qua, però in questo caso battiamo l'italiano, ma di gran lunga. Mi ricordo, mi viene in mente in zanese come l'è. Mi ricordo. Mi viene in mente. Me viene in cœur. Me viene in cœur. Tradotto in italiano, mi viene in cuore. Cioè, pari pari, mi viene in cuore. In italiano dice assolutamente no. Mi viene dal cuore, può dire. No, mi viene in cuore. Quando dici sì. Il genovese, i suoi pensieri, i suoi sentimenti, tutto quello che ha detto, ce l'ha nel cuore. Mentre invece chi ce l'ha nel cervello è una cosa meccanica, nel cuore è tutt'altra cosa. Sì. Giusto? Quindi il genovese con la coriace o con la sgroso, con la momento, è anche capace di esternare sentimenti non indifferenti che battano a più a che ne so, boh, con tutto il rispetto per milanesi, torinesi, siciliani, eccetera. No? Noi altri siamo gli unici che dice me ven in cœur. Noi le cose ce le teniamo nel cuore. L'avete presente in certi passi del Vangelo, no? Per esempio, quando Gesù viene smarrito, bambino, e lo ritrovano nel Tempio che stava discutendo con i sacerdoti. No? Quando hanno detto, ma sai che eravamo preoccupati? E lei cosa ha risposto? Lui cosa ha risposto? Ma non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? E il commento dell'Evangelista qual è? La Madonna si teneva tutte queste cose dentro il cuore. Alla sua la Madonna pure. Vero? Quindi, per dire, è una frase bellissima questa. Ora passiamo poi ai vari... Allo specifico, andiamo un po', il primo, l'animale, il mugugno. Allora, quando si fa una cosa maffetta, come si dice? Quello di la lomo? Abrecchio. Abrecchio è una parola zenese che tra l'altro loro... Io non la sento facendo l'analisi fonetica così, però nel vocabolario, uscì, abbrecchio, con due D. Noi senti due D, abbrecchio, ne sento due. Comunque, poco importa. Deriva dal latino abrupte. Che vuol dire, dico un avverbio tra le tante possibilità, sconsideratamente. Però ogni altro invece abbiamo detto che vuol dire abbrecchio, ma affetto, l'ha detto un low, ma ti ha detto un gianco, ci va prima, l'ha detto abbrecchio, l'ha detto male, no? Quindi abbrecchio, sconsideratamente. Però a Brettio lo dì anche qualcos'altro. Quantità.
Quanti? Ne ha brevi. Allora. Quante ne ha 16 quell'albero? Che ne ha bretti? Vuol dire aiosa. Oppure fatto male. C'è collegamento tra queste due? No. Sì, comunque. Sì. Allora, pensate un po'. Anerbo carico de sege. Queste ciliegie, secondo voi sono... sono così? Sono casuali. Sono casuali. Oppure è in cuscino. Nascia... è abrettio, no? Fette ma, cioè la loro collocazione, abrettio, fette ma. In ordine. Casualmente. E la conseguenza... c'è collegamento, c'è nesso tra le due significati, abrettio sensordine e aiosa. Abrettio, cioè un lavoro fatto male, che non vuol dire aiosa assolutamente. In senese c'è più di anche in altro modo, vediamo se qualcuno se lo ricorda. Biscocchina. Ah, biscocchina, bravo. Biscocchina. Come ti fai a sapere? È la regina, no? A? A biscocchina. Alla sarebbe alla biscocchina, che è una parola che in italiano non esiste, ma esiste in francese. È un verbo arcaico francese che è... boh, mi scrivo sperando che sia questo. Besco... Bescocchier. Bescocchier. Cosa vuol dire bescocchier? Bescoc, questo coc dà già l'idea, cocca. La cocca è quella parte della balestra dove va a freccia. E voleva dire, se uno, che, voleva dire che uno mette male la freccia nella cocca della balestra e quando poi ti è un corpus ad ascedie. Quindi una messa a freccia a brettio, oppure in questo caso a biscocchina, che viene dal verbo biscocchier in francese. Come scriviamo a biscocchina? A? A? Uscì? No, allora, cosa vuol dire? Cosa vuol dire a biscocchina? Facciamo l'analisi... preposizione, dai. Sì, è una articola. Preposizione articola. Quindi a, alla, alla, a, biscocchina, bisco, chin, trattino, a. Spero che manca un qualcosa. Biscocchina. Biscocchina. Sulla O. Sulla O? Cosa? Due punti. Se mica mettesse invece il circonflesso, va bene. Biscooking! No, allora mi devo le biscooking. Qui, qua deve. Biscooking! Con le due punti. Non è più complicato. Fatto male. Allora, e questo è quanto. Abbiamo detto a brettio e a biscocchina, è la stessa cosa. Una parentesi che dimmi. Per i balestrieri. Zena alla vema, medioevo, dominio di balestrieri. I balestrieri erano i migliori del mondo. Venivano a fitè e pagavano il re di Francia. Erano i mercenari perché erano effettivamente bravissimi. Erano i balestrieri più capaci, più bravi dell'universo. Allora l'universo era poca cosa. Anche se nel tempo si è perso, perché adesso per le palestre ti vengono a San Maria, cioè a Brescia non si è fatta male. Male. Sì, allora, no, allora, la palestra. Oppure, qua a Genova che c'è? No, qua a Genova quantità. Se a me in Umbria, a Perugia, a Gubbio, a Assisi, sì. Bancarelle, balestra a tutti i modi. Io ho assistito a una... l'esibizione di balestrieri a Cascia. Rita da Cascia. Comunque, uno di quei paesi. No. Però era una balestra ferma su un ceppo. La mettevano lì e preparavano e poi sciaccavano come. Oh, sarà stato, il bersaglio sarà stato a 100 metri. Mettevano la balestra. Poi tu
intumeso, eh? E non la vedevi neanche la freccia, eh? No. Tu! Veloce. La velocità è enorme. Velocità. Gli archi, allora, i balestrieri, perché in confronto agli archi erano molto più pericolosi, no? più efficaci. Perché la balestra, andava dritta così, l'arco invece, non arriva a tempo di fare. La balestra non è. Poi ci assalti navali e amicidiali. L'unico problema secondo me è la ricarica della balestra, deve essere... E poi avevano la faretra, non so se anche nella balestra era una faretra. La faretra è la custodia. La faretra è il portafrecce dell'arciere, non so se anche nella balestra si chiama faretra. No, io dicevo la procedura della... E beh, però il colpo era micidiale. Come una fucilata, cioè arrivava una scarica, ma arrivavano a 30-40 dardi. Quindi là erano. Oh, sparavano in rosa, in tanti, vedete. Arrivava, fulminava. Vabbè, quando è in una bevanda è poco gradevole a metà angoscia, oppure circa metà angoscia a non essere del niente, come che dico? Alè? Alè? Fatta. No, è riferimento a un qualche cosa. Alè è erba del balletto. Allora, l'erba del balletto, cosa è l'erba del balletto? Cos'è i balletti? Le castagne. Le castagne bugie con la buccia, qua scorsa, no? Allora, quando ti bugi i balletti, c'è un po' di tannino nella buccia, no? Quindi ti fai bugie, il giusto, il dovuto, e l'erba assume una colorazione leggermente ambrata. Che se ti lassasi, non è stato niente, anzi, ha qualcosa di negativo. Quindi quando ti bevi, che ne so, dimmi che bello, con questo qui vino lo fai tu meno. Poi ecco le balle. Però non lo sapevo. Non lo sapevo. Non mai sentito. Ecco le balle. No. Si sente. Adesso non si sente. È familiare, no? Hai mai sentito parlare da fuori di bestento? Sì. Più le ho bestento. Ma? Chi lo sa? Da cosa? Più le ho bestento. Nessuno mai sa più che l'ha sto bestento. Perché? Perché una lui che è servito solamente a far rima. Allora, cosa l'ha fatto? È una filastrocca interminabile, che non finisce più. Perché non finisce? Perché è strutturata così. Alla è fuori dove stento, caduta da lungo tempo. Ti vuoi che ti appunte? Se ti vuoi che ti appunte, ti appunti io. Allora, se dice che lei è fuori dove stento, caduta da lungo tempo, e poi, ma ti vuoi che ti appunte tu? Allora, lei è fuori. Si sta a citare a fuori un bestento quando si vuole indicare che arrivano, poi finisce giù le parlate, dice sempre la stessa cosa, no? Allora è fuori un bestento. E un bestento chi è? Niente, deve fare rima, non fa manco tanto rima con tempo, però c'ha quella assonanza con tempo. Questa, io non l'ho mai sentita, cioè non l'ho mai sentita e mai sentia di, però lo sentia nella canzone dei Trilli. A Lanterna di Siena alla festa tre canti. A tre canti. Lanterna di Siena alla festa tre canti. Maria coi guanti lascia la passata. Maria coi guanti non mi tramite qua la lanterna. Sono tutte frasi a sé stanti, no? A Lanterna di Siena alla festa tre canti. Cosa vuol dire? Canto per canto si intende spigoli. Hanno tre spighe, è un parallelepipedo, no? E quanta ne ha spighe? Sì, quando la guardi quante ne vedi? Tre. E se dici, io vedo un quarto, e sì, magari a quattro, allora vado a vedere lui da là, ti vai a vedere un quarto,
ti perdi con l'altro pure adesso. E allora te ne vedi sempre tre. Vuol dire, vuol indicare, no, non è un effetto ottico. No, davvero, sì, tu non riesci a vedere qualcosa sì, che al di là. È come se fosse la mia, se dici questa è della B. Vuol dire, sta a indicare una realtà distorta. Sì. L'è un po' come quando sei che dice, ti ho fame, passai braghe da testa. Ti ho fame, crede che la lanterna la fetta tre canti, quando la quattro. No? Ma effettivamente se ne vede tre. Sì. Oppure, ti ho fame, crede che un signore è morto da freddo. Tutte frasi tipiche zeneici. E la lanterna di Zena, a lei proprio... Mi non l'ho mai sentita, lo sentia solo in te canzone di Trilli. Che non mi sono mai domandato come mai cantano questa frase chi ha la fetta tra i canti. Perché non è il modo di dire, no, tipico di Zeneci, che ha proprio di magari te, non l'ho mai detto. A Zena non le ha praticò. Certamente, seguiamente. Mi sembra più... ogni zona ha le sue prerogative. Avei due facce come quelle del sesto. Tradotta in soldoni, avei due facce, cosa vuol dire? La moneta. Avei? La moneta. Due visi, due modi di essere. Sì, ma cosa vuol dire? Due modi di essere. Se ci fosse toro seduto, lui la tradurrebbe. Parlare con lingua biforcuta. Cioè, essere falsi. Avevi due facce. Da sta parte dico una cosa e dall'altra due facce. Ne dico un'altra. Come quelli del sesto. Perché quelli del sesto? Io perché... pensavo al sesto rilevante che c'è. No, sì, ma aspetta, sì. Ma si parte da Sestri, siamo vicini a Sestri Ponente, no? Allora, a Sestri... Il palazzo del municipio che ha due entrate, una mare e una monte. E quindi avrei due facce come quelli del sesto. Perché niente, siamo belli, cioè, siamo tutti campanilisti, no? E denigrare i vicini, quelli dei Vuti, quelli dei de Pesci e quelli dei Sette, li mettiamo come niente, e gli altri, quelli dei Pesci, idem, nei confronti nostri e degli altri. Allora, subito, hanno due facce quelli dei Sette, ma il detto non è nato per quelli di Sestri, niente. Chi ti ha detto prima? Del Levante, perché? Anche tu? Perché sono due baie. Perché ha un istmo. Quindi si affaccia su due mari. Di conseguenza ha due facce. E stiamo sempre lì. È una denigrazione, no? Cioè, cerchi di denigrare prendendo spunto dal fatto che. Agnati De Pra, ne parlò l'altra volta? Lugabba. Lugabba ne parlò. Siamo quelli dell'erbo del Gabba. Siamo quelli dell'erbo del Gabba. A parte il fatto che nello stemma, stemma, all'erbo del Gabba, no, quella è una palma che sta a indicare l'origine di Pra, che poi è Palmaro, perché a Parma arrivava i reduci dalla Terra Santa con la palma benedetta e lo offrivano in ex voto, no? E c'era un locale che penso che sia, si pensa che fosse... l'attuale oratorio. A proposito di Palma, l'ha visto canta gioco la Palma Calea lì in Tabiletta lì in sì. Che fa effetto sarà stata pericolante, sarà stata pericolosa perché faceva parte del paesaggio ormai alta, anche quella della stazione stava probabilmente sì. Ma è un pingola resti ma perché anche quello pino marittimo è secolare quando è pericoloso è troppo alto. Qui avevamo un platano, un platano qua, che era una meraviglia. Cosa c'era, scusa? Un platano qua, che era una meraviglia. Lì nell'angolo. Era. Sì, sì. In mattina siamo venuti, mi paghiamo un mio Fulvio, venivi a una rama
che è lunga da chi ha là, ci durerà in terra. Mamma mia. E sa veniva su una sera che fa un spettacolo. Sì, sì, sì. E allora abbiamo subito denunciato il fatto. Era vuoto dentro. Come stava a Marsiglia, sì, dritto, prima la amputò, ha levato tutte le rame e poi pian pianino ha tagliato anche dalla base, e vedete anche voi, ci sono ancora, non sì, le rotonde. Sì, sì. Ma non ricordi. Stavamo parlando che siamo quelli dell'albero del Gabba, non è vero, perché Gabba era un albero che era sulla piazza, un salicione, un salicone bianco, e perché era denigratorio? Perché gabbare anche in italiano, e in senese gabbà vuol dire fregare, quindi te la tenta quelli perché te frega. Quelli là è facile, quelli de frega, quelli de utri, non so cosa avessa. Va bene. Andiamo avanti. E noi albore di gamba. Allora, vediamo un po' cosa prevede. Avevi due facce. Anna sentì cantà e bugaige. Mai sentito? Ma qualcosa è cosa allora, analizziamo un po' cosa devo dire, traduciamola in italiano. Andare a sentire cantare e finissimo. E bugaige. Chi è che bugaige? Ti non ha detto tutti. E la vandaia che seghea e bugaige è pensabile, no? Immaginabile che è un gruppo e quindi non è in casa o è nei trogi o è da un'altra parte. In questo caso è in un'ansia del bisogno dunde che è un po' più tanta egua rispetto al, e anche perché se fossero state sul greto dove il fiume scorreva, non poteva, invece che un'ansia, quindi l'acqua era calma, e poi va la vaga e pria lavava e cantava tanto che almeno. Resta un fatto che dove si trovava questa ansia? Proprio di fronte all'ingresso del cimitero di Staglieno. Quindi Anna sentì cantare il bugaje, voleva dire morire. E quindi per dire, un baci, che l'ha già visto, volevano andare a sentire cantare il bugaje. Sì, amore. L'avevi già detto, vero? L'avevi già detto. Sì, va bene. Lo ricordo adesso. Bugaje, abbiamo detto cosa vuol dire, no? Bugaje, perché buga vuol dire? Bucato. Come scriviamo buga? I. Buga, scrivo o o. Buga. Perché? Perché dico U! Se dico U è U! B. Ga. I. Che sarebbe bucato, no? Buga. È lungo. E bugaje, come scrivevo, in questo caso però non ci va più. Bugaje. Bugaje. E queste sono le lavandaie. Se mi invece ve dico, mi parlo non usa parlare questa cosa qui. Invece del bugaja vi scrivo bugatta. Bugatta. Abbiamo parlato di bugatta? La bugatta. Vabbè, comunque. Il diminutivo è bugattina. Cos'era la bugattina? Era come una granita. No, era un ciucciotto rudimentale, casareccio, fatto da un tocco di fessa del lin, dove si metteva un po' di succo, un po' di miele, a me. Un po' d'acqua. Come scrivo a me? Come scrivo a me? Miele? A me, con l'accento. A me. Apro parentesi. Mele, cittadina comune di Mele. In senese, me. Cioè, se è mele, mele. In genovese, meie. Perché me? Non ve lo siete mai. Io me lo sono chiesto, però poi ho trovato risposta.
Perché nello stemma del comune di Mele ci sono delle api e c'è scritto un motto latino che recita Ex Mele mi nomen. Il mio nome deriva dal miele. Il miele in senese come si scrive? A me. Quindi Gale Roa e ora di questo me. D'accordo? Poi che quello là con la portuga galante di mele, no? La portuga galante in Simon Turchin e poi ho detto a galante dovevo ancora conquistarla. E ho detto ti vedi la suga, tutto me. Per lì sa che ho la sposa lo so. Modiva me, nonno. Modiva me. La vedi che tutto me. E voleva raggiungere, è un negatore. Va bene. Allora, dove siamo restati? Mi mettevano un po' da me, no? E naturalmente, a parte il fatto che ti veniva i denti marci, grasso cosce. Bugattina. Ma perché Bugattina? Perché Bugatta a lei a bambola. Così che entra a bambola con Ciucciotto. Ma ve lo ricordate come le ho Ciucciotto? In poche parole, o lì era fare un sacchetto. Chi che offrì? Una forma. Prima una bamboletta. No? Quindi una Bugattina, una bamboletta da Bugatta. Buenos? Yes. A nas e te cantai più gaggi, poi non ci può, se che qualcosa altro è interessante, tante cose interessanti. A nas strambellum, vabbè, barcollare, strambellum. Come scriviamo strambellum? Barcollare. Strambellum. Allora, che si può anche pronunciare strambellum. Fiamo conto che pronunciamo strambellum. Quindi che mettiamo? Strambellum. Strambellum. Chiula, strambellum. Giusto? Sì. Vuol dire barcollare, caracollare. Caracollare è quasi un ginocolarsi. Strana strambellone, strambellone che va in cuore da Luciucco. E quando si vuole indicare in periodo che non verrà mai, cioè un giorno quantomeno un periodo, che non si verificherà mai, come se che dice, oppure quando tu fai con l'olio? A settimana di tre soggi. A settimana di tre soggi. Cioè, la settimana dove è, tre, giovedì. In italiano, giovedì. Che non è per quello. Allora, è vero, è qui... Qui che vi volevo. Il genovese poteva anche dire due a settimana di due zogge. Due zogge. Zoggia è femminile. Perché tre zogge. Non tre zoggia. Tre zogge. Il genovese perché non ha accettato i due zoggia? Perché non era tanto praticamente no, accettabile. No. Perché non si sa mai, mani man va a finire quel sogno che è da fare. Per mutare non se ne parla più. Quindi a settimana di tre sogni. Giusto? Chiaramente. E chi non sei, da lì non si scappa. Certo. Poi, andiamo un po'. Aveva Sigan Sciaccanna. Non ha una spiegazione, diciamo. Un'origine, no? Una motivazione, però vuol dire avere spirito, avere gagliardo. Aveia sigan sciaccan, sigan, essere vispo,
Ma il terreno? Classica, terreno, classica sciacanna. Traduci un po', avere la cicala. Ah, la cicala sulla canna. Quale canna non si sa. Quale canna? Ognuno è libero di pensare alla canna che vuole. È la bicicletta. Esatto. Avei, a sigar, allora come la scriviamo? Avei, avere. A, sigar, sigar, cicala. Come scriviamo sigar? Con la C, Si. Ga. Ga. Così? Sigala. Così? No, con la A. Con la sola è... Due punti. Diere, la diesi sopra. Perché dico? Sigala. C'era una L qui. Sigala. Alla netta via. C'è la caduta di una consonante, quindi sigala. Giusto? Senza un trattino. All'altra. Cioè, sigala. No, il trattino. No, il trattino tra due A. Ma perché devo trattare? Ma perché prima l'abbiamo messo. No, ma il trattino va solo sulle preposizioni articolari. Quando c'è, sì. È una parola. Qui è già lunga così. Sostanza. A. Sigala. Se fosse il maschio, il cicalo. Usigau. Usigau. Usigau, ma è sempre così. Con due fondi solari. Sì, sì. Giusto? Scusa, se che ti chiedi. Invece, usigau inteso come... Sigaro. 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 Ecco, sigaro. Usigaro. È una di quelle parole in cui i due punti, in sciare, sigaro... Sigaro, vediamo sigaro in altre, non sigaro, lo vediamo sigaro, in italiano è sigaro, invece è sigaro, è sdrucciola in italiano, sigaro, in altre invece lo diciamo piano, sigaro, ecco, nonostante non ci sia nessuna caduta di nessuna consonante, però facendo l'analisi fonetica, avete sigaro, è lunga. Usigaru, sigaru, 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 e quindi che va i due punti in sciacca. In sciacca una. In sciacca. Avesci un musa che mandigli. Anche chi è la canzone di Pierre? Lei cosa parlò? No. No. La canzone però è interessante. Questa, questa è interessante. Ma conoscete la canzone? Sì. O trilli, 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 taci un musa che mandigli. Me lo sono chiesta anche io di questo. Cosa vuol dire quella cosa lì? Diciamo, allora, cosa vuol dire avere più musse che mandibili? Vuol dire avere più grilli per la testa che faccio così. Sì, così che infatti, cosa c'è? Allora, una volta il una volta il fazzoletto era un oggetto multiuso. Allora, andiamo un po'. Come se, quanti modi ghiardi dovevo mandirlo? Primo, per sciucciare sul naso. Secondo, per asciugarsi e mettere terzo, i vilei favano quattro gruppi e se lo metteva come berretta. Come borsetta. Sì, dopo, ti arriviamo dopo. Poi le donne a teatro, l'uomo in tuo stacchino, uguale a cruvata, un mandillo qui. E poi un famoso mandillo dal gruppo. Cioè, quello che era la rudimentale, il, diciamo, l'antesignano della borsa a quadri, la spesa. A quadri due bianco. A fiori, quelli belli mandili, belli grossi. Da gruppo, perché da gruppo? Perché ti pigiavi quattro pissi, ti quedavi in gruppo e dentro ti mettevi a roba. La valigia. Quindi, avevi un musa che mandili, vedi, avevi, siccome i mandili... Gli usi che si fanno dei mandini sono tanti, lui li aveva tante musse. Che è anche nato un modo di dire che esprime lo stesso concetto. Avei ci musse che usciugea. Avei ci musse che usciugea. Vuol dire la stessa cosa. Però, perché si tira in ballo il signor Gea? Perché Gea, cos'è la Gea? Cosa è? Il torrente. Hai detto bene tu però. Il torrente è Gea per estensione.
ma non la corrente Agea, la Agea è la ghiaia del letto dove scorre il torrente. Sì, Agea. E prima la Agea, com'è? Sono tutte frastagliate. Tondeggianti, no? Sono tondeggianti. Sono tondeggianti. Quindi, avere il balle che ho su Agea, vuol dire avere ci balle, perché è prima su Rione, di Sugia, di un torrente, del letto di un torrente. E lì, forse era anche un ciò che i bandirli, eh? Pensa che ghiaia si dice uguale anche a me. Già, è la ghiaia. In piemontese uguale. Già. Come si dice già? Già. Senza punti e senza nide, perché questa qua è lunga di per sé. Già. Poi bisogna anche spiegare perché Musela non lo definiscono storie. Ma è un modo di dire. Un lapin de Musse è pieno di storie. Un incunta Musse? Appunto. La cimusse che mandilli? Perché sono grilli per la testa. Lo identifichiamo con Musse. Un incunta Musse. Che niente a che vedere con la parte anatomica della donna. Però si tira in ballo, però Musse. Quando mi ho scritto a grammatica, i proverbi, i modi di dire, che a un certo momento dico, belli, veramente non c'è una grammatica bella. Non è che ogni pagina è belli, però l'uso, perché a un certo momento non si può di o accipicchia per l'intercalare il nostro. Belli, no? Dobbiamo intercalare il nostro. Domando a me curato Don Emanuele, e dico, Emanuele, senti un po', io faccio così, però. E mi dice, scusa, ma dov'è il problema? Che sai, Belli, ma è un'esclamazione in genovese, non è che... E allora va bene così. Non è che tu dici una cosa. Bene! Sei assolto. Bene, assolto. Viene Don Sergio. E con l'intercalare. Viene Don Sergio e che fa? Che dico, Sergio, io ho fatto così per... Lui è di Como. Ma qui a Genova Belin lo dite per un'esclamazione, un intercalare. E allora, va bene così. Non abbiamo paura di usare bene, perché non è una bestemmia, è una, diciamo, no, è un modo colorito di esprimersi. Per la più Mariangela non è mai una bestemmia. È un modo di intercalare. Ci conoscono in tutto il mondo per questa parola, per questo intercalare. Allora, ci vogliono imitare, lo dico. Bene, lo capo tanto più. Ucaga in mio, ule ucaga in mio. Sembrerebbe una espressione non certo... Fine. Abbastanza prosaica, no? E invece è carica di poesia. Perché? Perché sta a indicare il neonato, paragonato all'uccellino appena nato, che fa la cacca ancora nel nido, non può fare diversamente l'uccellino. Quindi quello caga in nido è una cosa dolce, è un'espressione dolce, se andiamo a vedere. Non ha niente di scurrile o di prosaico, anzi direi che è poesia. Ucaga, solo che caga, uno dice, ma un riferimento all'uccellino, che poi per estensione diventa un bambino. Certo. Ma dai, un bambino che fa la cacca nel nido non può essere... E lo guardi con tenerezza. Scusa. Giusto? Come dice esattamente la frase? Ulen caga in nido. Ucaga in nido, quando si vuole indicare un bambino appena nato. No? Tenerezza. Ma cos'è in casa? Quanti che sei in casa? Mia che siamo me e Maio, i figli, e poi che anche caga mio, quello è l'ultimo. Ma si dice riferito a una cosa di questo genere? Sì, sì. Certo.
Te pensavo che ci sia uno per offendere, esatto. Per... No, addirittura tutt'altro. Perché non lo mai senti mai. Per definire. No, si sente. Si sente. Si sente. Ormai non sentirci niente. Sì, non l'hai che tu, o l'hai cagannio. No, si dice in modo dolce, perché io cagannio, che è il bambino piccino, il neonato, appena nato. Cosa viene? Sì, se ti assenti così, ti appigli con me. Dado qui in ciappa l'abbiamo già detto. Dado qui in ciappa, l'abbiamo già espresso. Vuol dire cadere? Vuol dire fallire, perché i falliti un tempo dovevano tirare giù. Proprio come pena, come esternazione della sua colpa, no? Per dire alla gente, allora lui veniva al giornale radio, che il tale è stato fallito, quindi, no, per far annunciare, no? Doveva auto doveva tirarsi i pantaloni e dare tre volte, picchiare tre volte il sedere sulla ciappa che era situata nella zona dove poi Gandhi tu in ciappa dove dei pesci in ciappa se vedeva in ciappa di pesci perché prima c'era questo pietrone, questa ciappa dove i falliti mettevano da soli alla gogna, facevano doveva mostrarsi agli altri e far sapere, quindi gli altri lo evitavano. Tocchino è un fallito. E cercasse un mago nei medi, ne mo parlò, uscì. Sì, ne mo parlò. Dagel tu. Traghiere. Ma in effetti cosa vuol dire? Dagalotto, cosa vuol dire? Schiaccia l'acceleratore. Dai, è una botta. Perché ti sei dice così? Perché una volta il manovratore, non l'autista, perché non è autista, c'è un tramvai, gli è un manovratore che manovrava una manopola che era una manopola collegata ad un reostato che a seconda della resistenza che andava a mettere saliva a far funzionare, il tram acquistava più o meno velocità, no? Quindi, e c'era questo reostato era composto da contraddistinto da 8 tacche da 1 a velocità 1 era la prima, poi 2, 3, 4 erano la seconda, 5, 6 e 7 erano la terza e tu era la quarta, quindi quando guidava l'otto il tramvai boom, dai che l'otto lo dice, dai che una botta l'hai sentita? Luite era Unione Italiana Tranvie e Lettere. Prima era UIT. Allora, a proposito del tramvai, secondo Viatri, la linea 1 che arrivava a Utri, facendo ragionamenti corrente, noi anche andiamo con quei candei, elettrica, parlo della linea elettrica. Quando lei arriva a Utri, secondo gli altri? 1890. No. Però siamo lì, perché è arrivata tra il 1901 e il 1902, giù lì. A lui, corrente, la gente in casa non veniva, aveva un candele. Anche lì quando ero piccino, dai 2-3 se andiamo in un candele, non mi ha mai deluso, mancava sempre la corrente, ricordo lui. E 1901 c'era già la linea elettrica. Ebbene sì. E prima era a cavallo. Prima era a cavallo. A cavallo è stata anche quella rotaia. Prima senza. Poi il cavallo trainava il omnibus. Perché non si dice bus? Invece di bus. Diciamo bus, no? Ma se uno... In inglese? Perché non è una parola inglese, è una parola latina, omnibus, per tutti. Bus,
Quindi e bus sia, bus, nubas, bus. Sono quelle cose che le dici sempre, sai sì, che hai sempre detto così, però ti dici cresciuto così. Bus. Perché è omnibus. Perché deriva da omnibus, hanno parlato la latina. Ma vuol dire per chi? Da un riso qua nata, ecco. Da un riso qua nata. Portata. Un riso qua nata. Beh, innanzitutto, cosa si vuole intendere, cosa si intende per da un riso qua nata? È una cosa finta che non è. Ha preso delle. Punire quasi, no? Punire, guardate un riso qua nata, non ha guardato. Un riso l'ha riso, che non è. Sì, da un riso qua nata, qui ha riso. Una cosa spiacevole. Senti, riso. Da un riso reo, l'ha riso, non sul riso, e chi dà un riso quando ha un riso, vuol dire dare da mangiare il riso con pezzi di sughero. Perché pezzi di sughero? Non lo so. Hai detto qualcosa? La spiaggia, riguardo la spiaggia. Un po' più, buttati un po' in mare. Marinaresca. È un termine marinaresco. Allora, cosa voleva dire? Che succedeva le cambuse, no? Le stive de barche a veia erano coinventate, non so se la parola coinventazione esisteva, comunque erano coinventate, fasciate, rifasciate per funzionare da frigorifero, no? Per non partire il caldo, di sughero. Ok. E allora a natta il sughero, che non era come ai giorni nostri, soppressato, erano tocchi con delle scaggie e cuscini, no? E succedeva che delle volte si sfaldavano queste pareti di sughero e un po' di queste ballette andavano a finire nelle vetovaglie e magari in tisacchetti del riso, e quindi quando poi cuocevamo il riso restava, però cioè, mangiavi un po' del riso poi tocchetti di natta, non è piacevole, no? Quindi da un riso qua a natta vuol dire dare un qualcosa che non è poi così piacevole, punire. Uga ha dato il riso qua a natta, Uga gli ha dato il suo il ben servito, no? Da un riso qua a natta. Poi addirittura c'è chi dice, ma questa qua per me è una versione che non va bene. Natam in portoghese vuol dire panna. Da un riso qua. E ci veniamo un riso qua, cioè lui vede le bacche e poi dice che vede un riso qua, panna. Scusa, un riso qua, panna o la buona? Panna a bordo e a e poi vabbè, a parte un ferme non esisteva. Una ne ha panna. Una parentesi sulla natta. Io pensavo che fosse una cosa deperibile. Invece ho leso che ci arrestò che un tappo di sughero. Ovviamente 100 anni smaltisce. Dovuto ho cacciato lì in terra, no? Tanto quella di poi 200 anni. È un vegetale, se andiamo a vedere. È la corteccia della però non pensavo che fosse. Essendo un vegetale, dici, sta lì ci vuole 100 anni. Ma chi l'ha detto nella roba da mangiare? Ma sarà mica quello lì fatto industriale, che viene compresso talmente tanto. Ma no, è sughero, è sughero, poi che si è compresso. E hai mai sentito di già ulaggio su quest'anghe? Ulaggio su quest'anghe, tradotto. Ha girato il sole con due leve. Tipo Archimede. Sì. Non ho mai sentito. Io sì. Cioè, attribuire a qualcuno un qualcosa di incredibile, impossibile che. Lui magari la millanta, sì, la giò su quest'anghe, cioè che pada avevi fatto chissà cose, che pada avevi giò su quest'anghe, no? Ok. Invece no. Sole, giro, sole. Che figo.
L'ottoio fa l'immagine al cielo. Cosa vuol dire? Che allora, l'ottoio è l'oratorio. Come scriviamo ottoio? Io ho scritto così. Allora, facciamo l'analisi fonetica. Mi manca la oratorio. Analisi fonetica, tutti insieme. To. You. Oh. Mi ha detto io che sento anche tornano anche gli punti. Oh, to you. Oh, to you. You o to you. O to you. Nu o to you, tu hai lunga. Perché metà di lunga vuole o to you. No. O to you. Allora, lo to you fa l'immagina. L'immagina cosa è? È l'immagina. Fa l'immagina a Gesia. Vuol dire che l'oratorio, che proverbialmente è quello più povero, no? Rispetto alla chiesa, che è la più ricca, fa elemosina, cioè dà qualcosa alla chiesa, che è un punto più ricco. Quindi è un modo di dire per indicare chi magari a sua insaputa dà dei soldi a qualcuno che non dovrebbe dare, perché quello lì un problema di dinero, una sa benestante, è inutile che me ne ho fatto l'immagine a Gesù, per dire. Diretto. Dime. A imo. A Gesù, alla. No, a imo, un affetto. Limogina, l'ho detto limogina, imogina, limogina, con a elemosina, x, di, mo, g, na, qua x, limogina, limogina, però mi fa l'apostrofo, invece va tutto attaccato, no, elemosina, allora, limogina, perché viene da elemosina, elemosina. Quindi di chi va via addirittura E, ma è le che resta, che diventa lì. Limogina, limogina, limogina. Cioè, il confronto, raffronto con l'italiano, che ne dicano, esiste. Ti puoi dire, ma allora il genovese o le derivò dall'italiano? No, sono due lingue, entrambe neolatine, che vivono di vita propria. Però è chiaro, ma tutti i dialetti, se andiamo a vedere, sono paralleli all'italiano. Oppure, chi non me lo dice che l'italiano, come diceva Dante, che era alla ricerca del volgare illustre, del volgare eloquente, chi non me lo dice che i dialetti hanno dato vita poi all'italiano? Perché prima, secondo me, sono i dialetti, chiamiamo dialetti, ma poi il dialetto è un termine dispregiativo. È un idioma comunque, no? La conseguenza, cioè, il confronto, altrimenti come faremo a decidere quando che va a Cice, Liliata o no, se non faccio il confronto con l'italiano? Come faccio a decidere se ci vanno due punti o no quando c'è la caduta di una consonante? Caduta di consonante rispetto a che cosa? Alla parola italiana. Quando è che la U, a volte faccio riferimento alla parola italiana, se trovo O scrivo U, sappiamo che la O è uno dei più grossi problemi, no? Della fonetica senese. Il confronto con la parola italiana va sempre fermo, è inutile che dica. Sì, quello sì. Ottoio. Io leggo toio. Oh, toio. Oh, toio. Oh, toio. Oh, toio. Però dici toio. No. Oh, toio. Toio, se che metto questa, allora sì. E allora, se che metto questa, però non posso dire oh, toio. Sì, posso dire oh, toio, però è. Oh, toio. No. Oh, toio. Sento una. Ahia le trosse. Otto. Finale, Otto. Io.
più è l'O, Non può essere che la U, o Toglio, però la O finale è sempre U. Sì, certo, la O finale è U. Toglio. O Toglio. La colonna arriva. Allora, lui mi ha sentito dire, non ti serve manco Maragian? Non ti serve manco Maragian. Tanti dicono, non ti serve manco un Maragian. Un Maragian non entra in niente. Maragian inteso o scultura? De... No, Maragliano, però c'era un omonimo, che non niente a che vedere con la scultura, che era un luminare della medicina. È quello che ha scoperto addirittura... un vaccino antitubercolare aveva scoperto, era un luminare effettivamente. Asena era il migliore, il massimo. E penso che Cucù stesse anche a suo tempo corso di una padiglione Maragliano, c'è Padiglione, ma non si riferisce allo scultore. Sì, sì, si riferisce a questo chi? A questo medico. A questo chi tu Padiglione. Com'era il ripetere un po'? Non te serva manco Maragian. Maragian. Maragliano. Maragliano. Non ti aiuta neanche. Perché se non ce la fa lui, che è il migliore sulla piazza, sei perso. E allora, come dire, non te serva manco o se non su venisse in terra. Di che epoca è, scusa, lo sai? Sarà allora, antitubercolare sarà no, primi 900, insomma. Fine 1800. Nino, scusa, salvare... Come? Il verbo, salva. Non ti sarva. La sarva. Sarva, sì. Salva. Salva, sarva, è giusto. Sarva. È sarva, Sarva. Quindi non ti sarva. No, no, non ti sarva, ma come ha ragione. Mi ricordo come diceva mia mamma questa frase, però non mi ricordo il significato, non l'avrei saputo. Ma può anche essere applicata a uno per dire, ti è proprio bellino, ti non ti serve manco Maragiano, cioè ti è scemo, non per dire, manda la testa. Non ha rimedio. Non ha rimedio, no? Ma normalmente si usa più così che per il resto. Sì, sì, non c'è rimedio. Quello è scemo, non serve manco Maragiano. Tu dici, senza speranza. Sì, ma è più usato con lo scemo. O merda della retta russa ne usa parlare. O merda della retta russa ad oggi. Però ne hanno via. Ne hanno già parlato. Allora, brevemente, merda della retta russa. Uno dice, ma che modo di dire è? Una mezza blasfemia, non blasfemia, no, ma prosaica al massimo. No. Perché i genovesi hanno inventato tante cose, tra cui il lotto, e scommettevano sempre in scettutto. Scommettevano anche sull'elezione del doge. Quindi lì ti scommettevi, l'elesa o non l'elesa, cioè fumata gianca, fumata negra. Allora, scommetteva, magari scommetteva che lo eleggevano e poi non lo eleggeva. Merda. Le leggeva? Berretta rossa. Perché berretta rossa? Perché l'accedario, che è il berretto del doge, lui era rosso. Era un berretto rosso. Una berretta, non è un berretto. Ripetele, merda o berretta rossa, non berretto, Berretto in genovese non esiste. Berretta. Servì un turunium. L'hai mai sentito? No. Ma servì un turunium. Una cosa buona, eh? Ti ha detto una cosa buona. Certo, perché la carne vicino ai reni della bestia, la bestia, è la carne migliore, dicono. Quindi, se ti hanno servito un turugnone, tanti giovani, a parte vicino, lo dico che ti hanno detto la parte migliore dell'animale, della bestia. Quindi ti hanno servito bene. Cioè, per qualsiasi situazione, che ne so, un vestito, ma servì un turugno. Ti l'hai fatta bene. Ti l'hai fatta bene. Ti l'hai fatta bene, certo. Sì, anche io, tante cose non sapevo di questi proverbi. Tu casse che è maulette, lei lo senti lì, no? Sai che tu qua è maulette. Cosa vuol dire? Letteralmente, tu casse e maulette. Cosa vuol dire? Doversi ricredere. No, letteralmente. Mollette? Mollette, cos'è il mollette? Molliche. Dal sughetto. Quindi, fare
scarpetta in italiano, no? Fare scarpetta, che è una cosa che non è male, piacevole, no? Quando ti mangi veramente col pesto, a fegara sta tanto col pesto in tutto il mondo, ti ho intesi con un po' di pane, questo è tutto quello. Però questo caso significa esattamente il contrario, vuol dire consumare un dispiacere fino all'ultimo. Ah. Cioè, e maulette, ti peghi tu che quando è finito, no? Sì. È finito di mangiare. E lo troppo in fondo proprio. Eh? Sì. In fondo, fino in fondo, ma più che altro in senso negativo. Sì. Consumare un dispiacere fino in fondo. Proverbi, i modi di dire l'abbiamo, in all'infinità, però questi sono quelli un po' più, quelli che abbiamo visto. Proverbi. Chi la do, chi la d'argento, chi la da daga di casci d'argento. Allora, di cosa si tratta? Dal sedere. Chi la do, chi la d'argento, chi la da daga di casci d'argento. Cosa vuol dire? Ognuno ha le sue prerogative, no? Chi la è bravo, chi la è e chi la è nescio. Cioè, sono le varie situazioni, più o meno positive, fino ad arrivare al negativo, che è la daga di casci. Luca è bella rosa che non diventa ingrata più. Eh sì, perché una rosa quando sfiorisce... Non una rosa, no. C'è una rosa particolare. Ah, sì. Un grattacù cos'è? Sì, sì, è la rosa canina. Cos'è quella selvaggia? In italiano com'è il grattacù? Non lo so cos'è in italiano. Com'è in italiano? Aspetta, sono... Come fiore? No, sì, sono quei goccioli. Sono quei bocciolini... Senza fiori, praticamente. Allora, grattacù in italiano non ha traduzione. E vi dico anche, vi racconto un aspetto. Non so se guarda lungo, ma mica sono stato da Valentina che ha 46 anni di appiccina. Quindi, ad Aosta, sulla piazza di Aosta, c'era una struttura, Ottoz. Ottoz era una casa che produce di fuori e il figlio del era un 110 milionista e di Ottoz ha fatto anche il record europeo, era bravo. Vabbè, Ottoz, andiamo lì. Allora c'era in voga un amaro della Ottoz che si chiamava E volevo, con lo slogan con E volevo digerisco anche mia suocera, che ha rovinato qualche famiglia. Allora io sono andato dentro proprio per catare l'evolevo, perché non è che si trovasse tanto in giro, però qua c'era, lo avevo già assaggiato qualcuno, e che ha tanti liquori anche, no? Era una distilleria e che ha un liquore che si chiamava Gratkul, che era un distillato di Gratkul. C'era anche la bacca, cioè della fotografia disegnata, dell'etichetta. Gratkul. Quindi non ce n'è traduzione, quello è Gratkul, è il grattaculo. Però come nasce il grattaculo? Come diventa grattaculo? Cos'è che diventa grattaculo? La rosa canina. Prima è una rosa, bella, vabbè, bella. Non è che sia stupenda la rosa canina, comunque una rosa, no? Rosa di macchia, rosa di macchia, rosa canina, e poi diventa il grattacù. In genovese, nugè, bella rosa quando diventa il grattacù. Cosa vuol dire? Lo sfiorire della donna bella, che non è detto che deve venire, però meno male qualcosa paga. Se poi diventa un grattacù, anche un peso. Dove va barca va bacciccia. Questa è bella, eh? L'hai mai sentita? Sì. Dove va barca va bacciccia. Barca e bacciccia praticamente vivono in simbiosi. Un pescovo. Bacciccia non è un pescovo, no? Che stranamente se chiama bacciccia. Poi vediamo perché si chiama bacciccia. Ma siamo doriani. No, non lo so. Non è dove va a barca? Bacciccia non esce a barca, un remma. È chiaro che è lui che la guida la barca, no? Però diciamo che la barca va
dove vuole Baciccia, no? Certo. Dove va Baciccia va lui che porta. A Utri e a Barca va a Utri. Okay. A Barca va dove va Baciccia. Però si può anche ribaltare questa affermazione. Dove va Baciccia va a Barca. Quindi dite, ma Baciccia lo questo fa? Quella scema, o va a ma o a tia? No. Baciccia, tradotto in italiano, il nome di Baciccia, uno che si chiama Baciccia, l'anagrafe come è? Giovanni Battista. Giovanni Battista. Giovanni Battista sappiamo che era il patrono di Genova e che l'hanno usato anche spesso e sovente come, nonostante fosse di sesso maschile, come polena. Sulle barche. Quindi, dove va San Giovanni Battista che ha la polena? Va a barca. Per forza, davanti. Dove va Ubaciccia? Va a barca. Là davanti. Inteso come giusto? È di nuovo sottile. Che tradizione marinara. Ma, però se dici dove va a barca, per indicare che in due come due quinte padre braga, non tanto mentene, vivono in simbiosi. Sì, sì. Però è anche da dire che dove va Baciccia va a barca, non solo dove va a barca va Baciccia. Perché davanti che ha, prima che è barca davanti, ma poi che anche Baciccia deve volte davanti. Quello è San Giovanni Battista. Mi muoiamo sempre dito, pare che succedeva qualcosa. Chi manesa non pennesa. Sì, ho detto. È chiarissimo. Chi manesa non pennesa. Chi maneggia soldi non pena. Nel senso che. Sì, ma non sono mica i suoi palanche. Però. Chi manesa non pennesa. Stanno tranquillo che su manesa palanco vengo un banco cosa che sciolto. Chi sta vicino a Gesia perde messa. Beh, questo va bene. Sì. Cosa vuol dire? Che uno che chi ha tempo non aspetti tempo. Esatto. Io dico, vabbè, ho raffito, come ho bene, poi porco Giuda, è un treno, toli, perso un treno. Quante volte? Chi sta vicino a Gesia perde messa. Invece, mi nei miei proverbi, chi sta vicino a Gesia, un ober in pine senti sulle campane. Ti ha a tutto uno sciopo di premi che. Allora, innanzitutto, questo premi che chi è? Sarebbe Don Michele, no? Ma è uno fantomatico, no? Non si sa che sei. Premi che. E tanto per mettere un numero qualche tempo. Premi che, questa bene, premi ti ha tutto, vuol dire ti ha anche a merli e peccetti, cioè uccelli grandi e uccelli piccoli. Cioè, quello lì che vedi va con tutte belle, brutte, mamberine, cioè ti ha merli e peccetti, e va tutto bene, no? E va sempre tutto bene, qualsiasi situazione. Che se c'è grande, che se c'è piccina, che se c'è brutto, bella, brutta, cioè, va sempre bene. Quella è di bocca a bomba, poche parole. Sì, sì. Poi, in un'espressione bella, che a me piace, quando nulla, che ne so, l'influenza. Ma come ti stai? Sono a tocchi come la farina. Bella. Sono a tocchi come la farina. La farinata è tagliata a tocchi. No? Sono a tocchi come la farina. Beh, questa qua è bella. Questa non l'ho mai sentita. Bella, bella. No, bella. Ci piace. È proprio l'idea, sì. Né de maso né maso, non le vado per il suo. Sappiamo tutti cosa vuol dire, no? Io no. Né di maggio. Né Amazone, perché Amazone? Che ne so? Sempre. Allora, Sanerve, non so se non parlo con voi. Allora, apro la parentesi. Non usate internet per andare a cercare magari delle curiosità, delle tradizioni, delle parole, dei proverbi e vedere magari, avere delle risposte probanti, esaurienti.
Perché che de minchiate stratosferiche come questa, né de maso né maso non levate o per nessuno. Cioè, traduzione, né a maggio né a masone non levarti la pelliccia, il cappotto, il vestito pesante. Ma che masone? Allora, ma uno di se si levate che cacchio che ne frega del masone? Allora, né de maso, né a maggio, né a masun, masun è masone, ma l'accrescitivo di maggio, cioè né ai primi di maggio, ma manco a fine di maggio. Maggio inoltrato. Non state a levare o giacchè, che poi magari lei sembra educato, però si fa per dire, stare attento, prima di levare tutti i cappotti, lasciami un po' lì, perché non si sa mai che né del maso, né del maso, non levare per nessuno. Chi spendere ci spendere meno, le cosa dico. Un speciale se mangio un succo. Un speciale se mangio un succo. Cosa vuol dire? Un speciale, chi lo speciale? Il droghiere. O se mangia un succo. Punto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dà la forza alle sue risorse. Che mette a fine le sue risorse. Che si mangia. Certo, se mangia un succo deve venderlo. E questo vende poi. Quindi è un autolesionista. Un speciale se mangia un succo. Attenzione. Ma finia è lì. Se mangia è giusta così, punto. Però stai attenti che le speciali, che ne ha due tipi. Un speciale è anche un farmacista. Quindi, un farmacista, un se chiama chi che mette questo o se? Mego. Uscì? Mego. Brava, mego. Perché sarebbe medico. Addirittura non è una consonante che cade, ma addirittura due lettere. Medico. Mego. Speciata mego. Invece, u drughe, non è drughe. Che poi, va bene, uno può dire anche drughe anche. Ma uleo speciata succo. Da dusci. Speciato. Prima mi mangio un succo. Speciata dusci. Speciata. Sempre. Da? Dusci. Oh, a chi casca l'asino, eh? Oh, dovevi dimmi lo piatto come si scrive dusci, ma se ne sbaglia, me ne faccio. Hola, no. Hola, no. Eh? No. Da? Dusci. Luigi, fuori dalla classe. Dolce, no, si dice dolce. Allora, facciamo l'analisi, prima di tutto, l'analisi fonetica. Dolce. Speciale da? Dusci. Allora? Du, do. Da? Do. Do come? Con i due punti. Per dire dusci, cosa vedete? Due punti. Due punti? Allora, l'esimo po' Marisa cosa che ha scritto qui? Dusci. No? Che ha scritto dosci. Dosci. Allora, quello bellino del speggetto che può fare. Quello è secco. Oh! Cuscivole U. Oh, cuscivole. Oh! Oh, cuscivole. Oh! Oh, cuscivole può essere. Oh, oh, U. Allora, non te l'hai messo quello speggetto lì? È il tuo quaderno. Circonflesso. E allora? Ti confesso. Era già un po' che non l'ho trattato bene. Speciata dusci, perché non fate l'analisi fonetica. Se dico usci, u, speciata u, non può essere che qua. E in quattro, che poi in due, perché sti chi? Non mi interessa, ma quelli qui accenti, e in questo? Qui circonflesso la u, qui due punti la o. Oh. Sì, buonos. Sì, ma c'è anche qua. Che vale
A questo punto, scusate, mi angoscio.